Sfortuna condita da alcuni errori e una squadra ancora da completare. Il ritorno negli inferi della Serie D per il Messina è amaro, nonostante i giallorossi recriminino per la sconfitta rimediata sul sintetico di Mugnano contro il Portici. Un 2-1 figlio essenzialmente di due errori, uno difficilmente spiegabile del portiere Gagliardini in occasione del raddoppio di Grieco, che ha reso vana la reazione dei giallorossi fermata sulla linea da Scognamiglio all'ultimo secondo. La regola degli under contemporaneamente in campo condiziona la formazione iniziale di un Antonio Venuto che deve fare i conti con una rosa ancora in costruzione, mettendo in campo giocatori come Colombini al centro della difesa, arrivato qualche ora prima. Il 3-4-3 del Messina comunque regge con i giallorossi che hanno cercato di imporre subito gioco con Cucuzza e Rizzo a dettare il ritmo. Il gol dei padroni di casa è arrivato un po' a sorpresa, con Maggio in precedenza, protagonista di un'altra occasione, che scambia con Cherillo e di sinistro scavalca con un pallonetto Gagliardini, non esente da colpe. Il Messina accusa il colpo, anche se prima dell'intervallo prova a ritornare in partita ancora con Cucuzza e poi con Lia. L'avvio di ripresa dei giallorossi è rabbioso e dopo 40 secondi Cozzolino centra il palo. Entra Bonadio che spaventa subito Sorrentino, il Messina prende possesso del campo ma ancora nel momento migliore arriva il raddoppio del Portici con Grieco che punisce un non irresistibile Gagliardini. La reazione di nervi della squadra di Venuto sta in un tentativo di testa di Colombini, poi Cucuzza che protesta chiedendo un rigore. Venuto cambia ancora inserendo Lavrendi, Buc e dopo Mascari passa al 4-4-2 con due ali che spingono molto. Proprio Mascari, classe 99, ex due torri, riapre la gara presentandosi da solo davanti a Sorrentino. Il Messina ci crede, ancora Mascari ci riprova ma il portiere si salva in angolo e poi con Cucuzza sfiora il palo. Gli ultimi minuti sono un assedio giallorosso e al 96esimo la grossissima occasione per il Messina con la palla salvata sulla linea da Scognamiglio e poi la conclusione alle stelle di Colombini. Una sconfitta forse anche salutare per il Messina, per comprendere come in Serie D non si può regalare alcun centimetro e soprattutto come siano necessari ancora rinforzi per recitare il ruolo di favorita. L'arrivo del portiere under Riccardo Brugnoni, scuola Inter, potrà dare ulteriori possibilità a Venuto, ma il tempo stringe perché domenica al San Filippo arriverà la nocerina, ovvero oggi la candidata numero uno alla vittoria del campionato.